Bella a tutti ragazzi, oggi iFlix che vi parla ed oggi siamo tornati nel San Siro. 2 settimane fa era uscito un video riguardante a questo stadio, però non c'era parte di sopraffinire, c'erano alcuni difetti. Questi difetti Mattiak li ha sistemati, infatti adesso lo stadio è finito. Inoltre ricordo che cioè che lo stadio non è fatto da me ma da Mattiak. Allora, nel video scorso non mi piaceva come era fatta la tribuna. Adesso ha sistemato tutta la tribuna ed è venuta davvero, davvero una figata pazzesca. Ha rifatto anche i pilastri che sostengono il San Siro con, non so se calcestruzzo grigio oppure argilla, non lo so. Vabbè, uno dei due, andiamo a caso. È davvero, ora è un qualcosa di bellissimo questo stadio. L'ha fatto anche in poco tempo perché questo video lo sto facendo nella settimana in cui è uscito il San Siro, ovvero oggi ne abbiamo 10 agosto. Però questo video vi uscirà fra 2 settimane perché ho tantissimi video preregistrati e tutto. Per quanto riguarda le tribune, ha precisato qualche cosa che comunque era sbagliata. Ha aggiunto, credo, queste recinzioni perché sinceramente non me li ricordavo. Forse le ha aggiunte proprio adesso, cioè in questi giorni. Poi qui ha anche modificato i cartelloni pubblicitari cambiando il colore da rosa a bianco, già ci sta molto meglio. Questo qui è uno pazzo che è scappato dal manicomio ed è entrato a San Siro. E però ragazzi, passiamo un attimino a vedere il San Siro. Allora, le porte sono davvero davvero belle. Poi vabbè, anche qui l'area di rigore è fatta bene, il centrocampo è comunque fatto davvero molto molto grande, il terreno di gioco. Poi abbiamo qui l'allenatore del Milan, Vincenzo Montella, e qui abbiamo Spalletti, l'allenatore dell'Inter. Ovviamente questo qui è più bello. Io, raga, sono milanista, se non lo sapete. Qui abbiamo anche il tabellone con il punteggio, dove dicono i risultati. Qui è davvero fatto bene con tutte le finestre. Cioè, mi piace davvero tanto questo stadio. E sì, ricordo che l'ha fatto con la lana perché. Perché ancora il calcestruzzo non c'era quando lui l'aveva iniziato. Qui abbiamo tutti degli ingressi che ci portano a fuori lo stadio. Poi faccio vedere anche l'entrata della tribuna dei VIP. Però adesso andremo ad esplorare gli spogliatoi. Cioè, davvero, la tribuna rossa è un qualcosa di bellissimo, raga. Anche lo stadio mi piace ora davvero, davvero tanto. Molto, molto più bello di prima. Davvero. Devo fare i miei complimenti al builder. E adesso entriamo negli spogliatoi perché c'è qualche modifica. Ha messo degli shulker da questa parte blu e nero, da questa parte rosso e nero. Per entrare ci stanno davvero tanto. Poi per il resto lo spogliatoio dell'Inter è sempre uguale. Anzi, no, ha aggiunto qui tutti i cartelli con i giocatori. Alberto. Ma perché questi sono più chiari? Va bene, a caso. Vabbè, comunque abbiamo tutti i cartelli dei giocatori dell'Inter. Vediamo se ha fatto lo stesso per il Milan, non ci ho fatto caso prima. Comunque qui ha aggiunto le casacche di Maldini, grandissima bandiera del Milan. Ah no, qui nel Milan c'è solamente un nome, ovvero io col numero 11 che gli avevo lasciato la scorsa volta. Poi come al solito qui abbiamo quest'altra zona, l'uscita dal campo. Qui abbiamo un Ero, Bren Selvatico, che cammina nel mondo. Poi da notare qui tutto per come è stato chiuso con questi slab in questa maniera. C'è davvero davvero figo. Cioè, guardate un attimino qui tutto come è fatto bene. Davvero davvero bene con tutta la strada. Poi qui faccio vedere l'entrata dei VIP. Quindi saliamo da questa parte. Poi qui abbiamo un'altra scalinata che ci porterà a questa zona fuori dallo stadio. Infatti poi qui ci sono le tribune dei VIP. Aspettate, da qualche parte c'era anche scritto, se lo trovo. Ecco qua. Tribuna VIP. Io mi metto qua sopra, da notare anche la visibilità. Dobbiamo fare anche conto di come si vede la partita. Complimenti, complimenti davvero. Perché io sinceramente, a parte non avrei avuto mai la pazienza di costruire un San Siro, cioè uno stadio del genere. E poi credo non ci sarei neanche riuscito a farlo. Oddio, potrebbe essere che ci sarei riuscito. Però non è nulla per certo.
Comunque, questo qui, raga, è lo stadio. Spero che sia stato di vostro gradimento. Ancora un complimento al costruttore di questo bellissimo San Siro. E quindi, raga, ricordo di lasciare un like, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E niente, raga, dai, Flex, è tutto. Bella.